Il mio nome è Andolfato Filippo, mi sono laureato appunto un anno fa. Dopo la laurea mi sono iscritto a un master sempre qui a Scienze Cognitive e in parallelo ho iniziato la mia attività di libero professionista e ho avviato la Pink Strat Design. Cosa faccio nella vita? Sostanzialmente faccio lo User Experience Designer e lo User Interface Designer. Lo User Experience Designer e lo User Interface Designer in parallelo lavorano come degli architetti. Come l'architetto non cura solo l'estetica di una casa, ma ne va ad influenzare anche il modo in cui voi la usate, dividendo gli spazi in un certo modo, organizzandola in un certo modo, così lo user experience designer cura l'aspetto logico, come usate le vostre applicazioni, i vostri siti web, e lo user interface designer cura l'aspetto estetico. Cosa ho imparato durante il corso di laurea? Beh, se devo riassumerlo in una parola, direi design, ma è troppo generalista. Diciamo che direi più che altro progettazione user center, centrata sull'utente. Come diciamo, il corso di laurea mi ha insegnato a lavorare e ha insegnato a me come i miei compagni di corso. Per prima cosa si cerca di profilare l'utente, capire cosa vuole l'utente, chi è l'utente, cosa vuole, come usa e userà il programma che andiamo a progettare, dove lo usa, quando lo usa. Dopodiché si cerca di definire le caratteristiche e le feature che avrà il programma, il sito web o l'applicazione del caso, e per ogni caratteristica si cerca di definire una metrica per valutare il nostro lavoro. Poi c'è una fase di prototipazione. La prototipazione molto spesso è vista come una fase, tra virgolette, inutile, a volte surclassata, a volte costosa, non è vero. Fare prototipazione a volte non costa nulla, basta un foglio di carta. E la stessa cosa vale per lo user testing. Lo user testing significa controllare che quello che stiamo facendo effettivamente risponda alle esigenze dell'utente e lo faccia nel modo corretto. E per ultima cosa c'è l'estetica e lo sviluppo. E un altro aspetto da ricordare è che non solo questo metodo è applicato alla creazione delle strutture, dell'estetica del sito, ma anche ai contenuti. Content is the king. Cosa penso del mio corso e le mie impressioni. Secondo me questo corso dà vari spunti di partenza, veramente interessanti, tutti quanti, ma a volte disconnessi. E a mio parere, questo è un appello anche agli studenti, siete voi che dovete metterli, tra virgolette, creare i collegamenti e trovare la connessione tra i punti e aggiungere un po' di passione. Ed è da qui che sono partito quando ho pensato di aprire la mia attività.